Buonasera, sono Francesca Baroncelli di mentelocale.it. Questa sera sono in compagnia, la vedete, di Anna Poglio. Insieme a lei non è ancora lì, ma c'è anche Lucio Basadonne. E questa sera presentiamo il loro nuovo progetto, Making of Love, progetto cinematografico e non solo, adesso ne parleremo per bene. Io ho conosciuto Anna e Lucio ormai parecchi anni fa, era il 2013, e con Mente Locale li seguo, seguo tutti i loro progetti perché insomma mi sembrano sempre illuminanti, illuminati. prima c'è stato un learning, un documento. Di cui Anna e Lucio sono protagonisti insieme alla loro bambina, ex bambina Gaia. Insieme a lei hanno fatto un viaggio di 6 mesi alla scoperta di realtà diverse, poco conosciute, famiglie che hanno scelto una vita lontana, diciamo, dalla cosiddetta zona comfort. Poi è stata la volta di Figli della Libertà, che di nuovo li vede protagonisti alle prese con una Gaia ormai cresciuta, che sceglie di non frequentare la scuola tradizionale. Anna e Lucio la secondano e vanno alla scoperta delle scuole parentali e dell'homeschooling. In questo loro ultimo progetto, Making of Love, quattro ragazzi, quattro ragazze che affrontano un tema tabù come quello del sesso e dell'educazione sessuale a scuola. Un workshop, un film e un libro che rimostro nel caso non si fosse visto. Making of Love, parliamo di sesso, edito da Fabbri. Anna, ti chiedo quindi di raccontarci il progetto, com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata 3 anni fa, mi sono dimenticata di salutarvi, di ringraziarti per questo invito, lo rifaccio. E, quindi Making of Love nasce 3 anni fa, quando ancora stavamo presentando Figli della Libertà, il documentario che hai presentato prima e che parla di orientamenti educativi, no? Fuori un po' dagli schemi. E quindi come famiglia eravamo molto sensibili in quel periodo a modelli educativi che potessero servire a noi come famiglia. Quindi, chiacchierando con uno dei protagonisti di questo documentario, che è Paolo Mottana, ci siamo resi conto che in Italia l'educazione sessuale è fuori dagli schemi, diciamo, educativi. Parliamo delle scuole superiori, noi parliamo dei più piccoli. Questo, diciamo, succede anche tra i più piccoli, dove a parte qualche scuola illuminata o insegnanti che sono più sensibili, per il resto è lasciato proprio così cioè al caso. E quindi ci siamo resi conto che quando gli adulti mancano, chiaramente la pornografia la fa da padrone, perché cosa succede? I ragazzi hanno tutti gli smartphone, è molto semplice andare in rete, e in rete è molto facile trovare la pornografia. Abbiamo cominciato a fare delle ricerche e ci siamo resi conto che già ragazzini molto piccoli, parliamo di 11-12 anni, si informano sul tema dell'educazione sessuale dagli smartphone e quindi consumano pornografia. E quindi da lì abbiamo cominciato a fare ricerca e ci siamo resi conto che invece i ragazzi vogliono parlarne e i ragazzi interessa non tanto vedere dal punto di vista medico, no? L'aspetto anatomico o di contraccezione, perché questo dovrebbe essere fatto magari alle elementari, no? Come tipo di approccio. Però i ragazzi invece sono molto interessati all'aspetto educativo, all'aspetto, sì, io dico che i ragazzi hanno un diritto di conoscenza su questo tema, che non può essere precluso perché noi adulti in qualche modo ci vergogniamo di parlare del tema dell'educazione sessuale. Di questo io e Lucio ce ne siamo resi conto durante abbiamo un anno praticamente di ricerca. Abbiamo cominciato a intervistare i ragazzi dai 15 anni in su ed è uscito fuori un discorso veramente di bellezza, cioè questi ragazzi ci hanno portato nel loro mondo, ci hanno, con tutta la loro anche fragilità, no? E quindi ci siamo resi conto che davvero questo è un tema che non può restare tabù. E quindi ci siamo lanciati in questa avventura che è Making of Love, un progetto complesso che adesso con Francesca vedremo, adesso Lucio arriverà. E quindi sì,
È bello parlarne, è bello parlarne anche tra adulti, che è un po' l'obiettivo di questa sera. Di solito ne parlano i ragazzi, perché questi 8 ragazzi che sono entrati in produzione hanno portato il linguaggio dei ragazzi, hanno portato le idee dei ragazzi, cosa che io e Lucio ci siamo resi conto che non potevamo fare, perché noi eravamo la parte adulta del progetto. Quello che potevamo fare è però dare fiducia e collaborare insieme per non dover censurare quello che i ragazzi vogliono, come di solito si fa, e lo dico proprio anche da insegnante, è arrivato Lucio. Di solito gli adulti mettono il veto sulle cose che sono un po' più scomode, no? E invece noi abbiamo voluto come accompagnatori, supervisori di questo progetto, dare loro la possibilità di usare esattamente i termini che volevano, esattamente occuparsi dei temi che per loro, secondo loro, era importante. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto. Tanto è arrivato anche Lucio. Allora, dato che è arrivato Lucio Basadonne, lo salutiamo, ne approfitto per leggere un suo intervento nel libro che mi sono segnata per poi chiedere, farmi una domanda. Scrive Lucio: l'idea iniziale di Paolo Mottana era commissionarci un documentario. Poi sono arrivati i ragazzi, ci siamo resi conto che avevamo impostato il lavoro secondo una visione adulta, senza tenere conto dello sguardo dei veri protagonisti, loro. Quindi hanno poi deciso smettere il loro ruolo di continui genitori, lasciare liberi i ragazzi di conquistarsi gli spazi e dare loro voce. Com'è stato smettere di fare i continui genitori? Com'è stato il No, distacco? No? Com'è più che successo? altro è stato un lavoro, diciamo, anche che nel documentario spesso capitano di perdita del controllo, perché all'inizio uno pianifica e dice: ah, succederà questo, quell'altro, prendiamo dei ragazzi, li filmiamo partendo da un'idea che noi già abbiamo, poi lo portiamo nei cinema. In realtà nulla è successo, neanche i cinema, perché c'è il coronavirus. Quindi qualsiasi cosa è stata completamente divelta. Noi questo l'avevamo già imparato con Unlearning, perché con Unlearning, quando siamo partiti per 6 mesi senza auto e senza soldi alla ricerca di nuovi modelli di famiglia, ci eravamo fatti un itinerario preciso. Andiamo qua, poi là. In realtà poi il viaggio è andato in tutt'altro modo. Questo ci ha insegnato, diciamo, a lasciare un attimo le briglie della sicurezza. Quindi non è stato così difficile. Da un certo punto sì, perché delle volte i ragazzi dicevano, volevano fare delle cose che dicevo: ma no, 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 facciamolo in un altro modo. E poi abbiamo imparato, no, a dire: ok, va bene, se veramente vogliamo dare loro la libertà di prendere in mano il film, facciamolo in pieno. E quindi è stato divertente passare, diciamo, da autori, passare a supervisori del loro progetto, ma la nostra rivincita è comunque girare un documentario su tutto questo e raccontare il nostro punto di vista. Quindi alla fine è un gioco di narrazione anche in cui ci siamo stancati e divertiti parecchio. Sì, e non è ancora finita. Certo, il film che si chiama Edoné, la sindrome di Eva, che io ho avuto la fortuna di vedere, Ti perché mostro la ancora locandina. al cinema non si può vedere. Eccola qua. Eccolo, Con eccolo. l'illustrazione di Giulia Rosa, che ha illustrato anche il libro che hai mostrato all'inizio. Sì, molto belli i disegni, poi magari ne mostrerò qualcuno. Quindi il film è stato scritto e interpretato dai ragazzi, cioè alla fine hanno fatto tutto loro, non era questo il progetto iniziale, immagino. Inizialmente no, dovevano essere supervisionare lo script che avevamo preparato insieme a Paolo Mottana. Avevamo le nostre idee, diciamo: ok, aggiustiamolo un po'. In realtà quello che è successo è che poi ci hanno detto: no, raga, se portiamo questa roba nelle scuole ci ridono in faccia. No, no, all'inizio non avevano il Non coraggio. avevo coraggio. Poi piano piano qualcuno ci ha... Durante il Ma non primo perché anno. fosse sbagliato il No. linguaggio, fosse... Anzi, io vorrei veramente fare anche questa prima versione, perché mi c'ero anche affezionato. L'avevamo proprio preparata nei minimi dettagli, questa prima versione. Però poi abbiamo detto: fidiamoci. E quindi inizialmente loro hanno detto... Dovevano solamente aiutarci a scriverlo. Poi hanno detto: magari facciamo la comparsa, magari proprio scriviamolo proprio, magari facciamo una fiction, perché il documentario i ragazzi non vogliono vederlo. Cioè, ok. Con il nostro, diciamo, aiuto in produzione Alberto Dagnano, che diceva: no, la fiction no, costa un sacco di soldi. Esatto. Però
rock and roll, come si dice. Anche perché ci siamo dimenticati di dire una cosa, che questo progetto, come tutti i nostri progetti, è indipendente, quindi è nato grazie, cioè è cresciuto grazie al crowdfunding che abbiamo lanciato. Quindi quando in scrittura dal documentario siamo arrivati a pensare ad una fiction, ovviamente è stato davvero difficile, no, pensare di dover supportare tutti questi costi. Però lo abbiamo fatto e forse diciamo che la strada che abbiamo fatto precedentemente con gli altri due documentari ci hanno abituato a disimparare davvero quello che diceva Lucio prima, no? Il controllo va mantenuto, però soprattutto nella parte creativa no, cioè abbiamo imparato ad abbandonarci e a dire e okay, a supervisionare, perché sì, esatto, e ok, se qualcosa non funziona non facciamolo quadrare per forza, ma vediamo fin dove ci porta. E quindi questa propensione ci ha fatto dire di sì ai ragazzi. Ok, li abbiamo scelti questi 8 ragazzi. In fondo, portiamo a fondo questa cosa. Esatto, portiamo a fondo, e non per forza loro devono starsene di quello che noi avevamo pensato all'inizio. Quindi le tematiche che noi avevamo, diciamo, proposto inizialmente con Paolo Mottana sono state... hanno aggiunto delle cose loro e altre le hanno tolte. Noi siamo diventati dei supervisori al servizio del progetto, quindi Anna ha fatto la supervisione artistica di tutto quanto, io ho supervisionato la regia del loro film, Matteo Alfonso e Pierluigi Pasino, che sono due attori, li hanno aiutati a mettere proprio in scena, quindi anche Irene Lamponi li ha aiutati, quindi tutta la scena, diciamo, genovese. Michele Vaccari, che uno scrittore, gli ha aiutati a scrivere la sceneggiatura, quindi tutti dei professionisti che si sono, diciamo, messi in gioco al servizio della loro idea. Per non parlare poi di tutta la parte tecnica e artistica del film, per esempio Marco Milabella, direttore della fotografia, Alice, Erika, scenografe, tutte persone che hanno lavorato veramente per Loredana. Per ho visto che lo diciamo perché poi si offendono, perché sono no, tutti perché di hanno vero. Fatto un lavoro... No, ma spaziale, se ne nomini uno e un altro, oddio, adesso è un casino. Esatto. Il mondo del cinema genovese, c'è tutto. Hai fatto un casino, Lucio, perché adesso vabbè, li salutiamo tutti e li abbracciamo perché sono stati davvero il nostro supporto totale nei mesi di lavorazione e poi quando abbiamo girato il film. Devo dire una cosa importante, che però i temi... Che sono stati un po' i cardini, no? di lavoro poi per la sceneggiatura, sono stati scritti e fissati in un manifesto che i ragazzi hanno scritto. Hanno scritto quando i ragazzi sono stati selezionati, gli 8 molesti, come si chiamano, hanno affrontato tutti insieme una parte di workshop. Non approfondisco perché magari potrebbe essere una tua domanda, però hanno seguito una settimana di workshop intensivi sui temi dell'educazione sessuale proprio per uscire dagli stereotipi. E alla fine di tutto questo... Anche al piacere, non solo sessuale. Sessuale e al piacere, esatto. E quindi alla fine di tutto questo percorso ci siamo resi conto tutti insieme che era importante che venissero fissati i punti, no? Che poi potevano essere sviluppati in sceneggiatura. E i ragazzi hanno scritto un manifesto proprio per tenerli. A dire il vero, se ti ricordi com'è andata, Silvano Agosti, che è un importante regista, aveva fatto un workshop ai ragazzi e ne era rimasto abbastanza turbo. L'ha fatto insieme a... come si chiama? Monica Stambrini, che è delle ragazze del porno. Quindi erano proprio due punti di vista sul cinema completamente diversi, quello di Silvano e quello di Monica. E quando poi la mattina dopo Silvano mi ha chiamato e mi ci fa: comunque questo progetto è un casino, scrivete un manifesto. E ho detto, ok, va bene. E quindi ci ha dato questa... Silvano ci ha lasciato questa idea. A proposito del fatto che possa essere un casino, e sicuramente poi vi siete districati bene e avete scelto una vostra strada, ma rispetto a quello che diceva Anna prima, cioè il linguaggio e i termini che hanno voluto usare loro, che voi li avete lasciato campo libero, è stato facile anche, diciamo, accettare e approvare anche, non so, da adulti? Ci sono cose che vi hanno colpito particolarmente, che non vi aspettavate, ecco, nelle loro scelte proprio? Il processo è stato interessante, infatti nel libro, nella parte finale, c'è una sezione che si chiama glossario, dove i ragazzi prendono ad esame
termine per termine. Io l'ho vissuta come una grande opportunità, nel senso, come una grande opportunità di vedere una realtà che in qualche modo quando ero adolescente non mi è stata presentata come motivo di formazione. Perché non hai fatto formazione sul sadomaso da adolescenza? No, no. Infatti ci sono stati dei momenti dove davvero ho detto, ma io non so un sacco di cose. Cioè, voglio dire, ma come i ragazzi di 18 anni, 17 anni, sanno tutte queste robe, io no, no? Quindi come adulta mi sono sentita davvero forse più piccola della loro età, davvero in scoperta. E ho preso questo momento di lavorazione come un momento di, sì, di forte curiosità. Quindi poi si è creato proprio come team un grande rispetto reciproco. Quindi al di là dei ruoli, no, che noi abbiamo come adulti e i ragazzi come ragazzi, però al di là di questo si è creato un forte senso di, appunto, sì, di rispetto reciproco, e questo ci ha permesso anche di venire fuori come persone e non solo come diciamo personaggi che erano lì per dover portare a termine un progetto. Quindi ci siamo goduti proprio il percorso. Sì, quindi io no, non ho trovato difficoltà in nessuna fase. Non so, Lucio, forse da metallaro, non so. Non lo so, da difficoltà il no. Il libro viene definito metallaro, eccetera. Lo è, no, certo. Avevamo i nostri soprannomi che ci hanno dato i ragazzi sono Mamma 7, perché lei è sempre quella che attentava che ha sempre tentato di proteggerli. E me chiamavano Concetto perché era proprio un concetto, ma solo perché proprio portavo sempre avanti un concetto dove volevo arrivare senza badarmi delle loro emozioni. Okay? Quindi c'è stato Compensavamo. Perché comunque io mi sono, insomma, quando ci siamo resi conto che lavoravamo con ragazzi così giovani, e soprattutto la parte femminile, no? Cioè un tema così delicato. È scattato in me il discorso della protezione, quindi diciamo che ho sempre. Per me erano solo carne da macello e ancora lo siete. Quindi diciamo ho sempre tenuto alta la guardia su tutto quello che succedeva all'interno delle fasi di lavorazione, quindi mi sono vinta questo nomignolo, che non so se è un bene o un male, ma vabbè, va bene, è un bene. Mamma sette. Ma a proposito della visione adulta, io ho visto prima il film e poi ho letto il libro. Nel film l'impressione che ho avuto dei ragazzi è stato quello di ragazzi molto aperti e pronti, no, ad affrontare certe tematiche. Nel libro poi è cambiato tutto, no? Ho scoperto quelle che sono state le loro difficoltà, no? Anche le insicurezze, eccetera. Ma nel libro il libro è proprio pieno di spiegazioni sulla sessualità, è davvero molto ricco. E quindi mi sono chiesta, secondo voi, è un libro che, oltre ai ragazzi, può insegnare qualcosa anche agli adulti? Secondo me sì, però lo chiedo anche a voi. Ma io credo che tutto il progetto può essere il film stesso dei ragazzi, il documentario stesso, non è che sono, diciamo, il film dei ragazzi, noi lo abbiamo, cioè loro e noi lo abbiamo pensato insieme come dedicato, è vietato ai minori di 14, per la censura italiana, il film, e noi lo diciamo che è vietato ai maggiori di 18, quindi è proprio dedicato ai 14-18 il film, perché tocca da un'infarinatura di tutto, no? Quindi prima abbiamo scherzato sul discorso del sadomaso, ma si parla dell'identità, si parla di sexting e tutto. Quindi ti dà delle idee. Il libro è un pochettino una sorta, e il documentario, dei modi per approfondire certe tematiche, per capire che cosa c'è dietro anche a tutto quanto il processo, ecco. Quindi non... secondo me sì, il libro è interessante per tutti come il documentario per tutti. Se dobbiamo ragionare, per me... diciamo, a livello di come l'abbiamo pensato, il documentario è più per gli adulti, il film dei ragazzi per i ragazzi, e il libro un po' per tutti. Se proprio vogliamo parlare di target, sì. Ma tutto quello che ti stiamo raccontando non è stato pianificato, assolutamente. Cioè non è che all'inizio noi abbiamo fatto una pianificazione di marketing, ecco, è che voglio dire, noi abbiamo cercato di trovare una chiave di lettura su questo tema e ci siamo resi conto di quanto fosse intricato. Infatti, per questo Lucio ti ha raccontato l'aneddoto di Silvano Agosti, perché all'inizio, quando noi abbiamo
proposto ai ragazzi i workshop per uscire dagli stereotipi. Lo abbiamo fatto anche per noi come autori, come dire ok, ma noi siamo abituati ad affrontare questi temi con un occhio sempre che ha delle sovrastrutture, no? Tipo nella scena del set, della Trisom che i ragazzi hanno voluto in conclusione di insomma, vabbè, non so dire troppo, non sto a spoilerare, comunque c'è una Trisom, c'è una ragazza, c'è Annalisa, ci sono due ragazzi, Phil e Claude, e i ragazzi hanno proprio scelto questa modalità perché di solito la ragazza che viene vista insieme ai ragazzi viene etichettata, cioè è immediato, no, l'etichetta per la donna, mentre per l'uomo è quello spavaldo, quello che fa figo, quello che è all'arem, no? E uscire da questo stereotipo è stato importante, ma è stato un processo, come per tutte le altre scene del film, quando si parla di masturbazione, ok? E si parla anche di masturbazione femminile, perché di solito è super tabù, oppure di peli, di peli sotto le ascelle. Di peli sotto le ascelle, ma di peli in generale, oppure quando si parla di sexting, no? Che durante il lockdown se ne è parlato molto, e quindi però nessuno, tanti... Cioè, se ne sente parlare, ma non si sa come fare. E quindi, diciamo, molti ragazzi si espongono. Perché come faccio? Come farlo in maniera corretta. Sì, sì, esatto. E poi i ragazzi usano il sexting, ma poi sono ricattati, no? Dagli stessi ragazzi che magari fruiscono delle immagini. Perché non c'è un'educazione a questo, ecco. E quindi diciamo che per quanto... secondo me quello che usciva da figli, no? Il discorso che comunque proibire così ad minchiam non è che serva a granché, capire quali sono i rischi. Termine Cambridge, ad minchiam, ok, vabbè. No, è latino. Educativo, cioè. È a tema. Bravo Lucio. Quindi invece, a figam allora. E quindi capire, diciamo, ok, c'è questa cosa, come la si può affrontare, che cosa succede. Esatto. Poi ragazzi fate ciò che più vi interessa, è sempre stato il nostro approccio, abbiamo cercato di portarlo anche qui. Noi ci siamo sporcati le mani, cioè proprio quando sporcarsi le mani, perché questo tema poteva essere affrontato in mille modi, ok? E anche in maniera molto... Ma già il fatto che se devi vendere educazione sessuale, devi venderla come educazione affettiva, perché dire educazione sessuale non la prendono. Allora diciamo educazione... Allora ci dobbiamo... Allora noi abbiamo detto, noi la chiamiamo educazione al piacere, ti è, capito? L'abbiamo proprio presa dal punto opposto in cui andrebbe presa per capire a livello di comunicazione anche sperimentalmente che cosa... Ma i ragazzi che avete selezionato, quindi avete trovato questi ragazzi che sono venuti ai provini, avete trovato delle persone già proprio agio nel parlare di sesso, oppure persone che avevano delle difficoltà oppure comunque stavano andando alla ricerca di se stessi, no? In qualche modo, cosa avete trovato e poi come sono cambiati i ragazzi durante il progetto? Quando la prima parte io, poi tu. Sì. Allora, i ragazzi li abbiamo scelti perché rappresentavano loro stessi, perché comunque erano belli così come erano, cioè con le loro goffaggini e le loro sicurezze e insicurezze. Noi non cercavamo dei personaggi, ma proprio delle persone. E durante i provini ovviamente questa parte è venuta fuori, no? Anche perché noi facevamo domande precise, li abbiamo fatti giocare tra di loro, insomma... usare i corpi, diciamo, per il provino, ma vestiti. Quasi. Quasi vestiti. E quindi ci siamo resi conto di fin dove loro potessero spingersi, ma non fisicamente, perché non era quello che ci interessava, ma proprio nella parte creativa, ok? Quanto erano pronti a mettersi in gioco per raccontare questo tema. Per esempio, che sul provino potevamo chiedere a un ragazzo che se tu dovessi raccontare una scena di un rapporto anale a un quindicenne, come la rappresenteresti in video se dovessi fare un film? Tipo questi erano i provini che vedrete nel making of, per esempio. Sì, ma anche una domanda più semplice di queste, anche come vedi il tuo corpo, cioè noi abbiamo questo iniziato... è prima ancora, sì, però, che cos'è per te il piacere, sì, quando il tuo corpo ti dà piacere, però Lucio la butta sempre più pesante, ma noi siamo partiti molto più leggeri, no? Cioè veramente abbiamo messo al centro il corpo in una maniera proprio più semplice che possiamo, di cui possiamo parlare. Come vedi il tuo corpo? Il tuo corpo ti dà piacere?
Sì, no, perché no? O perché sì? E a quel punto, Quando, perché? quando sì? E quindi sono venute fuori tutte delle risposte davvero belle, che poi abbiamo utilizzato con i ragazzi quando abbiamo fatto i vari provini per vedere come rispondevano. E quindi sì, e poi abbiamo scelto gli 8 molesti che salutiamo, che ormai li abbiamo adottati, fanno parte della nostra famiglia da un anno e mezzo. Leggendo il libro mi sembra insomma, ho capito che qualche difficoltà per i ragazzi e mi sembra soprattutto per le ragazze c'è stata, no? Poi nell'affrontare sia i workshop che decidere anche, ad esempio, se mostrarsi senza vestiti, no? Durante il film, ci sono stati anche dei momenti, insomma, di difficoltà in questo senso. Sì, li vedrete nel documentario. Per forza, la cosa più interessante è che poi forse Anna, che è più emotional, ve la dice meglio, è che abbiamo lavorato con delle persone che proprio si occupavano di questo e che ci hanno aiutato a gestire proprio tutto il lato emotivo. Spiegalo tu che No, anche perché è anche stata una cosa. durante che una donna parli anche di questa difficoltà delle donne, che è sempre poi delle donne, no? Sì, Sul maschio rapporto. da tutti i punti sempre. Ma sì, esatto. Ma il motivo per cui io mi sono No, sto conquistata. scherzando, che poi si offendono. No, mi sono Anzi, conquistata, diciamo. quello che dici tu non è poi così vero, perché soprattutto ora è successo il fatto che proprio uno dei ragazzi di Moll si è sentito molto usato e strumentalizzato dalla stampa. Sì, ma Quindi questo non in è una così. fase successiva. Però non è così vero che io l'ho buttata in cacciara, ma in realtà ho detto una grande stupidaggine. Non è vero che i ragazzi hanno avuto un travaglio emotivo anche loro bello, bello tosto. Cambia il modo in cui lo affrontano. Esatto, cambia, sì. E quindi tornando al discorso, per esempio, difficoltà sì, è il motivo per cui noi in tutta la fase sia dei workshop che di lavorazione della sceneggiatura e poi anche durante le riprese, i ragazzi sono stati accompagnati da 2 persone che si occupano di lavoro emotivo corporeo. E quindi non è un supporto psicologico, attenzione, è un supporto proprio emotivo, cioè come ti senti in questo momento, di cosa hai bisogno. Ed è rivoluzionario questo approccio che noi abbiamo scoperto anche durante le nostre ricerche dei documentari precedenti, perché dare importanza alle tue emozioni, a quello che in quel momento il tuo corpo ti sta dicendo, stai bene, stai male, e quindi si fermati, cioè diventa un tema enorme che è quello del consenso, che è il pilastro di questo lavoro, Che torna che sempre. torna sempre, perché quando si parla di educazione sessuale, per la nostra struttura sociale e mentale ci viene subito da ridacchiare, ok? E vabbè, Il ne preservativo. sentiamo di tutti i colori cosa gira intorno al sesso, ma noi abbiamo riportato l'attenzione alla base, al consenso, cioè ti va di fare una cosa? Sì, no, dillo, non aspettare, no? Che questa cosa ti sopra abbia un ti venga ti sopraffa. Non riesco a coniugarlo. Vergogna. Ti so ti Non hai idea Ok, di. va bene, ricambio la parola. Sì, che ti senti sopraffatto da questa emozione, ok? Per cui molli le redini. No, tu sei sempre padrone della tua vita, anche in un momento così delicato come può essere l'esercizio della sessualità. Però c'è bisogno di preparazione. C'è bisogno di preparazione emotiva a questo. E il consenso è stata una grande palestra. E Alice e Silvia, che salutiamo, sono state 2 persone molto importanti durante soprattutto la parte dei workshop, perché lì i ragazzi si sono messi davvero in gioco affrontando diciamo, i vari temi. E alcuni di loro hanno avuto anche dei momenti di caduta. E noi eravamo lì con loro perché per il discorso del documentario che diceva Lucio abbiamo filmato tutto. Quindi è stato anche per Perché noi. il consenso non è così chiaro come per dire sì e sì, no e no. È una cosa molto complessa, ha molti layer su cui appunto ci si gioca anche con la sessualità. Per esempio, se tu parli della parte del libro di Matilde, dello spogliarsi,
che è nel libro, dove appunto chiaramente dice: sì, io ho dato il mio consenso, ma era realmente il mio consenso o era la situazione per cui non potevo dire non posso spogliarmi? E lì si aprono mondi. Però parlarne, caspita, proprio la base, cioè quello che questa esperienza, che può essere stata positiva o negativa, ha aperto delle discussioni, delle cose che mai sarebbero successe, che dovrebbero succedere a tutti per poi affrontare la vita in maniera più serena. Perché se no non ci pensi, e quando ti trovi lì, cosa succede? In effetti, questa soprattutto, parte... Esatto, e soprattutto la cosa che veramente per me è importante è che questi temi dovrebbero essere affrontati in chiave educativa, con persone preparate per far sì che i ragazzi, le nuove generazioni, possano parlarne, non vergognarsene, perché poi tutto quello che non viene affrontato in maniera esperienziale, tutto quello che non viene affrontato in maniera corretta, poi da adulti diventano dei macigni, cioè nel senso non ci fa... Pensa all'identità. Esatto. Alle persone che magari hanno un'identità magari non binaria 10, 15, 20 anni fa, che non potevano affrontarla in nessun modo. No? Cioè, sta cambiando tutto, per fortuna. Infatti uno dei ragazzi, che Matteo, ha fatto coming out nel progetto. E quindi sono venute fuori delle cose anche molto interessanti, ed è stato supportato in questo, no? Perché appunto... Se non sbaglio, lo ha fatto proprio in diretta televisiva. Esatto, esatto. Però lui l'ha fatto durante la lavorazione del progetto, si è chiarito le sue idee, la sua idea, perché era il più giovane. Perché credo ci sia stato un momento, uno spazio di ascolto e condivisione che non è semplice avere. Esatto. Ma cosa dovrebbe essere la scuola se non uno spazio di ascolto e condivisione? Sì. Così, giusto per rompere un po' le palle. Passiamo al vostro documentario. Cosa dobbiamo aspettarci? Fateci un trailer a parole, diciamo. Anche perché, almeno quando potrà uscire, comunque poi parliamo anche di questo. Chi lo sa, qualcosa si sta muovendo. Ti posso dire che per me è un po' come La storia infinita, non so se hai mai letto La storia infinita, che iniziava certo. Un colore e poi diventava di due, no? Quindi parte come un documentario vero e proprio, e poi piano piano andrà a intersecarsi la storia del film, perché il film che hanno scritto si rifà molto a quello che sono i loro workshop che hanno passato, le esperienze che hanno subito. Quindi mettere quello che loro hanno trasformato in fiction, con la loro vita mischiati, a un lavoro di montaggio bello hardcore, però dove si cambiano proprio, dove si mischiano i due piani narrativi. E racconterà da quando noi abbiamo proprio iniziato i primi semini, no? Di un film completamente diverso, a quando loro, in un futuro, speriamo prossimo, riusciranno a portare il loro film nelle scuole, quindi riusciranno a interagire con i propri coetanei. E quello che io sogno di filmare è, senza adulti fra i piedi, ragazzi che finalmente, grazie a un mezzo che è il loro film, innescano un discorso di comunicazione peer-to-peer, in cui Riuscirà. magari gli adulti possono aiutare a guidare, ma non hanno Centralità. quella centralità del brano di cui tu che hai Esatto. citato. Riuscirà il progetto ad arrivare nelle scuole, secondo voi? Ma sì, nel senso che Noi prima abbiamo con... tante scuole che Sì, ci hanno ci chiesto, sì. hanno chiesto. Ne avevamo già 6 o 7 in elenco, in cui dovevamo. Sì. Avevamo appena iniziato, prima che arrivasse il DPCM che ha chiuso le scuole, abbiamo fatto anche una proiezione dove tu hai visto il film, Francesca, riservata per il mondo della scuola, con insegnanti, presidi, educatori sessuali, insomma, psicologi. Ed ha avuto anche un buon riscontro, perché comunque sia, il tema è sicuramente di grande interesse. Ti vuoi citare Eduxo? Ah sì, Eduxo, il gruppo di ragazzi di Eduxo di Bologna, con cui che fanno da media partner al nostro film. E sì, loro lavorano proprio, è un gruppo gestito da ragazzi che sono diventati, li abbiamo scelti come media partner anziché scegliere un emittente. Mi hai interrotta mentre facevo un altro discorso per dire questa cosa, e la potevi dire dopo. No. Ok, intanto Francesca, Mail credo suprema, che... sì. Sì, tanto credo allora, che... io, dato che stiamo per concludere, avrei un'ultima domanda. Okay. Cosa vi hanno insegnato i ragazzi sul sesso che ancora non sapevate? Non posso dirtelo qui. io credo che loro sono stati fantastici, perché si sono messi in gioco, e credo che mettersi in gioco col proprio corpo sia la cosa più bella che possiamo regalare a noi stessi, ecco, a noi stessi. Credo che molti adulti, noi stessi che abbiamo partecipato alla realizzazione, hanno
provato un po' di invidia, tutti quanti lo dicono, caspita, avessi potuto farlo io questo discorso. Quindi quello che mi hanno lasciato è dell'invidia. Allora, grazie Anna, grazie Lucio, vi ricordo intanto anche il libro. Fantastico. Anche il film. È il film, aspetta, La locandina sì. Quando andrà al cinema, eccola qui, La locandina di Edonè. E poi anche il documentario, quando sarà tempo. Quando sarà tempo. Esatto, grazie Buona Francesca. Serata. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.